Primo segnale subito quello valido, l'errore di Egalité. In avanti Nora Trans R che guida all'imbocco della prima piegata nei confronti di Exelon Inder, il quale trova posto alla corda, avanti a Imparente Par, più indietro è una pupa, avanti a Ermione Pell. Completamento del primo mezzo giro con Nora Trans che guida i 400 iniziali in un tranquillo 30 e mezzo, nonostante questo, una fila indiana molto allungata. La quale cerca di scoprirsi dal fondo, Elise Ana. Si va all'imbocco della seconda piegata e i 600 iniziali sono passati in un normale 46 e 1, considerata la qualità dei cavalli in pista e lo stato della pista. In vantaggio Nora Trans R che guida con un paio di lunghezze di margine nei confronti di Exelon Indal, risale gradualmente Elise Ana all'esterno che va a far coppia con Emparente Para al passaggio davanti alle tribune, le sue mosse seguite da El Chapo Laxmi. Passaggio davanti alle tribune forzatamente la leader tende ad accelerare in progressione per tenere lontano la principale minaccia Elise Ana, 36 però dal piegata sino al palo per il passaggio per un chilometro iniziale in uno 16 7 Nora Transerra è in vantaggio ora Elisana va a gravitare al suo esterno sopravanzando Exelon Indal, gli altri presi in infilata al cambio di ritmo imposto dalla coppia di testa all'errore di Exelon Indal quando siamo a 6.50 dal termine insiste Elisana che in una dritta va direttamente al fianco di Nora Transerra e la copre interamente nonostante il 28.3 dal palo sino a metà retta opposta tende a passare all'imbocco della piegata finale e Lisana in vantaggio e si allontana da Nora Transerre, quando siamo all'imbocco della piegata conclusiva 1.58.2 58 2, il miglio 13 2, l'ultimo paletto della dritta, e la Elise Anna ha chiuso la pratica. Nora Transerre lasciandola alle prese con El Chapo L'Axmi, più indietro è in parente par. Attacco della dritta, arrivo con Elise Anna in una dimensione tutta sua. Nora Transerre che cerca di reggere l'affondo di El Chapo L'Axmi nel tratto conclusivo. È una passeggiata in salute per Elise Anna che. Canterizza sino a traguardo, mentre per il secondo a distanza Nora Transerle tira botta sino in fondo a El Chapo Laxme. 2, 26 e 9, il totale 29, 28 e 7, gli ultimi 400 metri. Vuol dire un secondo giro in 1, 10 e 2, non ufficiale per Elise Ana, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo al raddoppio dal allenatore per la scuderia e famiglia 113 e 8 misura da tarare 2000 con i nastri